Nel precedente episodio abbiamo visto come funziona la macchina fotografica, come fa a scattare delle foto. Adesso vedremo invece come fa a capire come scattare una foto. Ci vediamo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di cosa c'è nello smartphone, in cui vediamo tutti i sensori dello smartphone. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdervi nessun sensore dello smartphone e di seguirmi anche sugli altri social. Nel precedente episodio abbiamo visto come funziona la macchina fotografica e come si riesce a imprimere l'immagine e vederla sul telefono. Quello che però oggi vedremo è come fa la macchina fotografica a sapere come deve scattare una foto. Vi spiego meglio. Noi di giorno abbiamo una certa luce, una certa luminosità, e di sera abbiamo un'altra luminosità, molto più bassa rispetto a quella precedente. Eppure riusciamo a scattare comunque delle foto. Ci sono dei parametri che vengono stabiliti nel momento in cui si scatta una foto. I tre parametri principali per scattare una foto sono ISO, tempi di scatto e diaframma. Gli ISO indicano la sensibilità del sensore in relazione alla luce ambientale. Mi spiego meglio. Voi avete mai scattato una foto di giorno e una foto di sera? Qual è la prima cosa che notate tra una foto scattata di giorno e una foto scattata di sera in automatico con il telefono? Nelle foto scattate di sera, se zoomate, vedete quel qualcosa che vi rende poco nitida la foto. Ecco, quello è il rumore che aggiunge il sensore quando voi aumentate gli ISO. Maggiore luce permettete di entrare sul sensore e maggiore sarà il rumore che poi uscirà. Quindi una delle cose che dobbiamo tenere sotto controllo sono gli ISO. Più bassi saranno gli ISO e più nitida e pulita sarà la foto. Il secondo parametro da tenere in considerazione sono i tempi di scatto, cioè per quanto tempo il sensore deve ricevere informazione, deve far entrare la luce. Più tempo rimane aperto il sensore, più luce entra. Se vogliamo fare ad esempio una foto ad un centrometrista, di certo non terremo aperto il sensore un secondo, altrimenti vedremo solo la scia. Il diaframma indica quanto è aperto l'otturatore. Solitamente questo è un parametro che sui telefoni non si può cambiare, perché le lenti dei telefoni solitamente hanno un diaframma fisso o comunque può variare poco. Più aperto il diaframma e più luce entra ovviamente, e quindi magari potremmo abbassare i tempi di scatto oppure abbassare gli ISO. Quindi noi dobbiamo giocare su questi tre parametri e in aggiunta possiamo aggiungere l'esposizione, quindi se vogliamo sovraesporre, quindi tra virgolette rendere più luminosa la foto, o sottoesporre, quindi rendere meno luminosa la foto. Il telefono quindi quando fa una foto setta ISO, diaframma, esposizione, tempi di scatto, tutto in automatico. Ma come fa a sapere la condizione luminosa esterna? Usa un sensore molto simile a questo. Questo è un sensore di luce ambientale, questo qui, che ci dice quanta luce c'è. Come fa? All'interno di questo sensore ci sono delle fotoresistenze. Le fotoresistenze sono dei materiali semiconduttori, ma non sono delle giunzioni vere e proprie, sono semplicemente un blocco di semiconduttore. Le fotoresistenze sono del materiale semiconduttore. Quando questo materiale semiconduttore viene inciso dalla luce, viene colpito dalla luce, promuove un elettrone dalla banda di valenza alla banda di conduzione, come avveniva per i fotodiodi. Una volta che è stato promosso l'elettrone alla banda di conduzione, si può muovere all'interno del semiconduttore e quindi permette di far passare una corrente. Cosa differisce una fotoresistenza da un fotodiodo? Il fotodiodo è una giunzione, quindi ci sono due semiconduttori drogati diversamente, uno a fianco all'altro. Nella fotoresistenza è un unico blocco semiconduttore e basta. Che cosa succede una volta che questi elettroni sono stati promossi? Quando non c'è nessun elettrone in banda di conduzione, non succede nulla e la resistenza è infinita. Quando il semiconduttore è al buio, la resistenza della fotoresistenza è infinita. Che cos'è la resistenza? È quella cosa che si oppone al passaggio di corrente. Quindi maggiore sarà la resistenza e minore sarà la corrente che può attraversare la fotoresistenza. Piano piano che vengono promossi elettroni, la resistenza diminuisce fino ad arrivare a pochi ohm quando è in condizioni di luminosità estrema. Per ripassarvi il concetto di resistenza e intensità elettrica vi rilascio il video. Quindi che cosa fa? Questo sensore, in base alla resistenza che genera, mi dice quanta luce c'è fuori. Questo sensore qui ci dice quanta luce c'è. Il programma che ho caricato su questo Arduino qui, che non è Arduino 1 come nei video precedenti, ma è Arduino Nano, è un programma che mi permette di vedere, in base alla luminosità esterna, i quattro parametri principali: diaframma, ISO, tempi di scatto ed esposizione. E li vedremo su questo schermino qui.
Questo programma però cosa fa? Prende un'informazione di luce e la trasforma in informazioni di questi tre parametri. Quello che fa praticamente la macchina fotografica. Noi però facciamo un passo indietro e lo facciamo questa volta non con questo sensore, ma lo facciamo col telefono. Se voi scaricate un'app che si chiama Luxmetro, possiamo vedere quanta luce c'è. Quello che state vedendo qui alla mia sinistra sono i valori che sta riprendendo adesso nella stanza. Il sensore di luce ambientale sul mio telefono adesso si trova qui, e infatti se lo metto qui ho un mi dà un risultato, se lo metto così che è rivolto verso il buio, diciamo, mi dà un altro risultato. Se io adesso lo rivolgo verso di voi, dove ho tutte le luci, vedete che aumenta. Questa informazione in lux, che ci dice l'intensità luminosa, viene poi trasformata in ISO, diaframma e tempi di scatto e anche esposizione. Adesso vi faccio vedere come invece questo programma. Qui abbiamo il sensore di luce ambientale che quindi ci dice i luxmetri dell'esterno e poi noi trasformiamo in ISO, diaframma, tempi di scatto e esposizione. Il programma in particolare ci permette, tramite due potenziometri, mi permettono di settare come costanti ISO e diaframma. I potenziometri sono delle resistenze variabili, cioè io in base a come giro cambio la resistenza e grazie a questi due potenziometri, uno che si trova qui e uno che si trova qui, riesco a cambiare per esempio gli ISO, perché io posso dire non voglio rumore nella mia fotografia. Quindi qui abbiamo costruito un esposimetro, adesso possiamo fare la stessa cosa con lo smartphone e usando una qualsiasi app che fa quello che ha fatto questo. Quindi in questo caso qui ho settato come ISO, gli ISO li mettiamo a 1000, che sono gli stessi ISO che uso per la mia macchina fotografica, e anche la focale uso la stessa della macchina fotografica, 3.6, e quindi faccio in modo tale da avere come risultato i tempi di scatto. Questo era tutto per oggi, con oggi possiamo dire concluso il discorso sulle macchine fotografiche, su come scattano e come fanno a sapere della luce ambientale. Nei prossimi episodi vedremo gli accelerometri, i giroscopi, le impronte digitali, quindi non mancate, mancano ancora tantissimi sensori e mi raccomando di supportare la serie con un like perché ho visto che vi sta piacendo.